Male, male. Il momento delle campane in A2 è tutto fuorché piacevole. Perde Aversa, perdono Baronissi e Caserta due volte in tre giorni, con solo le Salernitane pronte a raccogliere il punticino lasciato dal Club Italia a Pellezzano, come precedentemente detto e visto. A una giornata dal termine della regular season, la Sigmaversa si ritrova al sesto posto in classifica, alle spalle anche di Alessano, dopo il KO incassato in casa della Chemas Santa Croce. Sconfitta dolorosa da cancellare, senza se e senza ma, in occasione della sfida interna con Potenza Picena. Un match da dentro fuori per provare a riavvicinare le zone nobili della classifica alla vigilia della seconda e decisiva parte della stagione. Baronissi, dopo il punto conquistato contro il Club Italia, è caduta a Marignano, travolta 3-0 da una Battistelli che ha saputo mettere a nudo le difficoltà delle ragazze di Coach Castiglio. La classifica non è un problema, ma il morale non è certo al top. Precipita, invece, la situazione sportiva della Golden Tulip Caserta. Le volaltine si sono viste travolte prima da Olbi e poi da Orvieto al pala medaglie d'oro, nonostante il ritorno in panchina di coach Monfreda. In attesa di un mercato che non si sblocca, il presidente turco continua a predicare calma, specie dopo aver incassato il supporto del primo cittadino di Caserta, il sindaco Marino, circa la possibilità di costruire una nuova e più accogliente casa della pallavolo casertana, che, sempre stando alle intenzioni di Turco, la prossima stagione tenterà la strada della Uno. Sogni che cozzano con la realtà attuale, quella fatta di sconfitte, sofferenze e disaffezione da parte di una tifoseria sempre meno attaccata ad un progetto che dal punto di vista emotivo sembra già essere naufragato. Sotto Rete Campania, Giulio De Luigi.